Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, dunque, sì, temo che ci siano le cicale per tutto il video, ma dentro non ci posso stare. Allora, Douglas, oggi spacchettiamo questo pacco di caccia al tesoro, che è in pratica un... come si può dire? Sono tanti pacchetti numerati, quindi seguiremo l'ordine per capire qual è l'idea. Sono sicuramente novità e sicuramente novità estive, ma vediamo qual è l'idea, qual è il concetto, qual è il zanzare. Che forse dovrebbe darmi la ottana. Ok, ma facciamo un video abbastanza breve. Vedo che ci sono 4 pacchetti rossi e uno verde. Normalmente i verdi sono i più grandi, ma adesso andiamo a vedere subito perché sono curiosa. Come sempre, ed è video molto chiacchiericcio e soprattutto video molto, aspettate, molto improvvisato, perché ovviamente sono ancora tutti chiusi e anch'io non so cosa ci sta dentro. Se queste cicale la smettessero, ma non mi lamento troppo perché sono molto meglio le cicale piuttosto che certi rumori che sento durante tutto il giorno, anche se capisco che un po' potrebbero dare fastidio. In tutto questo, qui dietro di me c'è una pila, scusate, una pila di sedie impilate. Ok, sono le sedie da giardino che non posso toccare. Perché? Perché se Benedetta Rossi, fatto in casa da Benedetta, ha gli uccellini che gli fanno un nido dentro la cassetta della posta, a me l'hanno fatto tra una sedia e l'altra. Ok? Quindi li lascio stare, sono lì belli belli, che hanno fatto un nidino con i becchini. Sono stati furbi perché lì sicuramente non ci va attorno nessuno e possono entrarci solo loro, però io sono seduta per terra perché le sedie... Allora, andiamo, dunque, partiamo, ve lo mostro ancora una volta, poi basta. Partiamo con, andiamo in base ai numeri, se mi ricordavo bene, ho visto i numeri. Uno è quello più grande e a questo punto lo apriamo, è l'unico verde. Ma questi qua, ne avevo provato uno, ma no, guardate, sono i The Lip Sneaker, questo è il 7 Coca-Cola, 8 pezzi, Lip Balm Made in USA. Ah sì, non avevo, pensavo fossero cinesi, io ho detto una cavolata nell'altro video, no, non ho detto una cavolata. Lip Balm Made in USA package in Cina, quindi comunque è stato confezionato in Cina. Dunque, io ve li devo farveli vedere, ma non li ho visti ancora neanche io. Ma sono non solo la Coca-Cola, no, guardate, Coca-Cola Vanilla Classico Lampone Fanta Orange Sprite Fanta Grapp, che non credo che ci sia da noi, quella l'uva, Fanta alla fragola e Fanta pineapple all'ananas. No vabbè, cioè, stupendi. Ne ho provato uno, effettivamente è bello idratante, bello morbido. Questo è un set balsami, non so se sono colorati, magari dopo li apriamo, non so se sono colorati, ma anzi li apriamo adesso, penso che vadano benissimo. Allora, ad esempio, prendiamo questo è la Coca-Cola, sa di Coca-Cola, ma tantissimo. E questo, ad esempio, che è il cherry, vediamo, come sa di ciliegia, no, però non è colorato. Allora mi piace tantissimo, ma come sa di ciliegia. Voglio provarne qualcun altro, ad esempio la Fanta e la Sprite. Sa di Fanta. E quello alla Sprite non sa di niente. Oh, sono curiosa di provarli questi, davvero tanto. Ultimo, Fanta all'ananas. Sono piccini e so che costano anche abbastanza. Ne avevo ricevuto uno, ma nella collezione classica, ma
parliamone. Dunque, questa è una macchinetta nuova con cui sto registrando, quindi ogni tanto devo guardare perché non riesco a vedere bene quanto è il tempo. Quindi andiamo avanti. Pacco numero 2, a questo punto il 2 è questo. Ok. Questo me l'avevano già mandato e dico sì. Peccato che ho controllato, c'è solo mini. È il fissante per il trucco dell'Essence mini mattificante opacizzante. Questo è ottimo, l'ho quasi finito, dava anche buono e sa appena un pochino di dovrebbe essere cetriolo. Allora, è vero, cetriolo, esatto, ma davvero fissa tantissimo e ci piace a me piace un sacco. Peccato che c'è solo il mini, perché se fosse stato quello grande l'avrei sicuramente preso. Il 3 mi era capitato a mano, quindi siamo sui fissanti, siamo qui in estate. Mi era capitato a mano prima, eccolo qua. Sapete perché è balsamo labbra? Perché adesso che non è più obbligatoria la mascherina all'aperto, ma mi raccomando, state attente lo stesso, cioè va bene, non è più obbligatorio all'aperto, però distanze sempre, se non ci sono le distanze mascherina, tenetela sempre a portata di mano, perché tornarci dentro si fa velocissimamente. Andiamo con il numero 3, va, che il pippone oggi non ve lo faccio. Cos'è? Un siero della Catrice Pore Minimizing Serum con niacinamide al 10%, siero viso per pori minimizing, stringe i pori dilatati, controlla la lucentezza, ci piace. Applicare 3-5 gocce sulla pelle pulita e massaggiare delicatamente mattina e sera, non utilizzare sul contorno occhi. Ma ci piace, adesso lo apriamo. Ah, sapete nell'altro video che stavo usando quella della vitamina C del booster della Essence che mi avevano inviato nell'altro video? Ottimo, ottimo, davvero ottimo. Questo, vediamo. Molto liquido, molto leggero anche questo, però puzzicchia un pochino, speriamo che funzioni perché puzzicchia un pochino, ma come quello della Essence che sa oltretutto di ananas, non ce n'è, diciamo che assorbe subito, quindi per l'estate perfetto. Guardiamo qualche altro pacchetto e poi dopo vediamo. Allora, qualche altro, mancano due. Dobbiamo andare sul 4, il 4 è questo. Un'altra boccetta, oh, sempre Catrice, questa volta andiamo di Catrice. Glow Booster Serum, 10% Vitamin Complex. Due gocce sulla pelle pulita e massaggiare. Siero effetto vitaminico, è un po' opaco sembra, vediamo se più o meno è simile a quello di Catrice di Essence. Adesso lo apro. Allora, questo sembra anche questo non sa di niente, però devo dire che è davvero leggerissimo e assorbe subito, quindi ora finiremo con l'ultimo pacco. Però un'idea del tema di questo set di questa gift ce l'ho. Ultimo pacco, che è il 5, pacchetto. Questo lo conosco, ma così piccolo mai. Allora, Smashbox Oil & Shine Control Photo Finish, questo è il primer, questo è un 8 ml. Dunque, io ho utilizzato, penso, per diversi anni, prima di utilizzare quello di Urban Decay in estate, quello di Smashbox, così piccolino, non l'avevo mai visto, ma è in vendita? Ah sì, perché se no non me l'avrebbero mandato, quindi tipo travel size. Grazie, ma è piccinissimo, è bellino proprio da viaggio, e
Dunque, vi posso dire che questo davvero opacizza sulla zona T, soprattutto della pelle mia, della mia pelle mista. Questo è fantastico. Ed è, penso che la formula sia sempre quella. Vediamo se me la ricordo. Così piccolo non l'avevo mai visto. Però questo in estate, soprattutto quando facevo i trucchi, anche adesso trucco, però quando truccavo. Questo è bellissimo. Sì, la formula è sempre quella. Asciuga subito, sembra corposo, ma asciuga subito, subito, subito e davvero lascia la pelle opaca a lungo. Oltretutto, io dovrei... Aspettate perché non vorrei dirvi una cavolata. E quindi, esatto, ha il silicone, sì. Ci sta, è già asciutto, ragazze. Non lo vedo scritto, ma adesso vi dico una cosa. Se poi vi dico che è una cavolata qui sotto, ora vedrete che ritratto. Ma Smashbox si è messa a fare i prodotti cruelty free. Secondo me è così. Però, dato che non ho niente a portata di mano e non mi voglio fermare il video per andare a controllare. Se non è vero, ora compare la scritta con scritto che mi sono sbagliata. Se non compare, vuol dire che è vero e si è messa a farli QWERTY free, che ci piace tanto. Ed è sia sì, silicone, però ragazzi, questa base qui, cioè una volta asciutta, questa base è stupenda. Non pensavo che ci fosse il formato così piccolo, quindi dato che Smashbox costa anche tanto, forse così costa meno. E se ci sono questi mini size, li possono anche provare. Io questo ve lo straconsiglio. Quindi, riassumiamo. Abbiamo i balsamo labbra che ho aperto tutti. Sono questi. E i balsamo labbra vanno sempre bene, ma in estate ancora di più, dato che la mascherina iniziamo a non avercela più così tanto indosso. Poi abbiamo due serie. O il primer che comunque per l'estate è ottimo, non solo perché la pelle mista e grassa, ma per tutti i tipi di pelle. E poi abbiamo due sieri. Questo è il Pore Minimizer, che ci sta sempre, e questo è il booster multivitaminico, che in estate ci sta. Questi booster ci stanno in estate soprattutto perché non vogliamo cose pesanti sulla pelle, quindi penso che sia un'ottima idea. E siamo sul low cost. Mentre questo, il setting spray mattificante, sempre di Essence, siamo sempre sul low cost, quindi mi viene da pensare che per stare tipo budget di prezzo, il Smashbox Oil & Shine Control sia una fascia tipo boh, 5-10 euro al massimo. Pensare sul prezzo, perché comunque ci sono anche i Lips Maker e i Catrice che costa un po' di più di Essence. Super consigliato. Allora, io basta, chiudo il video perché stanno per ripartire le cicale e le zanzare mi stanno masticando, quindi chiudo. Voglio sapere da voi due cose importanti. Intanto, se qualcuno di questi prodotti vi incuriosisce, se li avete provati, come siete trovate, o se volete una mia recensione, ma tanto li sto provando, quindi ve lo dirò. Poi, com'è la qualità video? Così, perché ho cambiato direttamente macchinetta. Si dice macchinetta? Fotocamera, quindi voglio sapere anche la qualità audio, no? Perché è sempre lo stesso microfono per esterni, ma la qualità del video mi interesserebbe saperlo. Ed è basta, spero di avervi tutto poi di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!